E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 6.500 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e dovete partire subito con il video. Allora, parto dicendo che ho trovato questo camper su subito.it. Trovate qua sotto il link in descrizione. Parliamo di un Arca Europa 4.46, un camper che non abbiamo mai visto. Qualche tempo fa abbiamo visto l'Arca Europa 5.86, se non mi sbaglio. Comunque, a forza di vedere così tanti camper, portare tantissimi camper, se mi sbaglio qualche modello ci può stare, comunque perdonatemi. Comunque parliamo di un camper di fascia veramente alta, costruito veramente molto bene a livello comunque di Leica, Imer, Barstner, comunque fatto veramente come si deve. Andiamo a vederci un pochetto la pianta interna di questo camper. Quindi, entrando praticamente, vediamo subito sulla sinistra la cucina con il lavandino, i due fuochi. Nella parte sotto poi troviamo il frigorifero trivalente. Vediamo subito in foto la dinette principale. Volendo comunque si può abbassare e si può utilizzare anche come letto matrimoniale. Tendine comunque nella finestra. Vedo che comunque hanno messo tipo una coperta sia su una che sull'altra panca. Comunque esteticamente ci stanno, sono ovviamente i gusti. Poi abbiamo nella parte posteriore, subito dopo, la seconda dinette. Questa qui non si riesce a capire benissimo, comunque credo che sia anche una dinette grossa, quindi abbastanza ampia, quindi volendo anche questa qui si può abbassare e si può utilizzare credo anche come letto matrimoniale. E penso che abbiano messo anche nella parte superiore, se vediamo in foto, tipo la tendina quella per chiudere, praticamente per creare nella parte posteriore lì giù in fondo sulla destra una stanza, oblò nella parte superiore. Poi vediamo che c'è un armadietto con sotto la stufa della truma. Nella parte giù in fondo sulla sinistra vediamo che c'è il bagno. La foto del bagno comunque non l'hanno messa, però credo che questo qui sia un bagno molto più ampio, forse anche con la doccia separata. Comunque sempre da capire, perché adesso non vi posso dire come è composto comunque il bagno. E per il resto poi abbiamo la mansarda, vediamo la sua finestra, quella centrale, quella a sinistra con gli oscuranti, scaletta per salire. E per il resto comunque vari cassetti nel camper, e credo che comunque nella parte interna non c'è altro da dire. Passiamo a parlare della parte della motorizzazione. Allora, intanto è montato su meccanica Ducato 2005 turbo diesel 150.000 km e questo camper è del 1992. Passiamo a parlare della parte esterna. Allora, esternamente comunque c'è qualcosina da rivedere, per esempio sul cofano un pochetto rivedrei la vernice sulle pareti della cellula, magari volendo anche rifarlo tutto di bianco, così molto più semplice. Volendo si possono ricreare anche le sue strisce, però non necessariamente. Volendo anche al momento si può lasciare anche così, cioè non è che è proprio da buttare sta vernice, però una bella riverniciata ci vuole, secondo me. Poi ognuno può fare come vuole. Ah, una cosa che vi voglio far notare è che comunque il pianale sotto della mansarda è in vetro resina. Come accessori esterni riesco a intravedere il tendalino esterno e anche il portapacchi nella parte superiore. Ulteriori accessori comunque non sono stati specificati e comunque non si vedono in foto. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici o con chi vi pare, e per il resto ci vediamo al prossimo video. Ciao e alla prossima.